Netta vittoria del Siracusa che supera 4-0 il Real Siracusa, giornata prepasquale con sfida impari tra le due squadre del capoluogo in una gara in cui a fare la differenza, oltre al superiore tasso tecnico degli azzurri in maglia bianca, sono state pure le motivazioni. Pronti via, Fradantonio impegna Glianocchia e respinge il suo tiro in angolo. Al 12° l'arbitro annulla il gol di Arkhen per fuorigioco, ma 11 minuti dopo la rete è valida. Il martinicano si fa trovare pronto sul traversone basso di Ficarrotta, ben lanciato in profondità da Privitera. Facile per l'attaccante spingere la palla in porta. Al 27° ci prova Montagno e il portiere biancorosso devia in angolo. Al 35° Arkhen concede il bis. Su cross di Maimone controlla, tira e segna. L'unica vera azione da gol il Reale la costruisce al 43° con un bel tiro di Miraglia, alto di poco. A inizio ripresa Camara prende il posto di Ficarrotta e al 20° propizia il rigore che chiude definitivamente la partita. Dagli 11 metri Raci si fa respingere il tiro da Aglianò, ma al secondo tentativo non sbaglia. Passa un quarto d'ora e Belluso realizza la quarta rete dell'incontro con una conclusione da posizione angolata deviata da un difensore avversario. Nel finale l'arbitro espelle Brancato e Camara, unica nota stonata di un bel pomeriggio di sport.